sopralluogo nel pomeriggio di giovedì 17 agosto a Bardonecchia del vice sindaco metropolitano Jacopo Suppo, che accompagnato dalla sindaca di Bardonecchia Chiara Rossetti e dal personale della viabilità della città metropolitana, ha voluto verificare lo stato di avanzamento dei lavori per rimuovere il materiale detritico e ripristinare la viabilità. Nella notte del 13 agosto una colata di acqua, fango, pietre ha causato l'esondazione del rio Frejus nel centro abitato di Bardonecchia, provocando l'interruzione della provinciale 216 del Melesè all'altezza della rotonda dove si trova la Polizia di Stato. La viabilità metropolitana è intervenuta subito e in questi giorni sta lavorando per il ripristino e la pulizia della sede stradale della provinciale 216 dell'alveo e per restituire la funzionalità idraulica ai corsi d'acqua nell'attraversamento dei ponti. Il vice sindaco Suppo ha voluto confermare l'impegno di Città Metropolitana di Torino per Bardonecchia e ringraziare di persona i colleghi impegnati da giorni senza sosta. Quello che è successo a Bardonecchia la sera del 13 agosto è davvero impressionante. Oggi pomeriggio siamo saliti a Bardonecchia insieme ai tecnici della viabilità per incontrare la sindaca Chiara Rossetti, per incontrare i tecnici comunali, tutte le persone che stanno lavorando per provare a risolvere una situazione davvero incredibile che mai ci saremmo aspettati. C'è una quantità di detriti da rimuovere dal centro del paese che è davvero notevole, però i mezzi e le risorse messe a disposizione dal comune, da Città Metropolitana sono sufficienti in questa fase per dare una pronta risposta di ripartenza ai cittadini di Bardonecchia e ai tanti turisti che stanno passando qui le loro giornate di villeggiatura. Un evento come questo era assolutamente imprevedibile, soprattutto ad agosto. Lo inseriamo in questi eventi che purtroppo abbiamo incominciato a conoscere con sempre maggiore frequenza, legati anche ai cambiamenti climatici, legati anche a queste piogge improvvise e a una natura che insomma sta dimostrando di essere molto fragile, soprattutto in un territorio montano. La necessità quindi di mantenerla, la necessità di lavorare insieme tra istituzioni come Regione, Città Metropolitana e Comune per risolvere nel più in fretta possibile questo problema. A Bardonecchia è davvero impressionante. Nota di colore, il pilone di Santa Barbara, protettrice dei cantonieri, ecco, è rimasto in piedi nonostante la piena. Tutto intorno è fanghiglia, il pilone è ancora lì e quindi insomma anche i cantonieri di Città Metropolitana possono contare su un aiuto dall'alto molto molto importante. Tutto quello che voi vedete è la minima parte di quello che c'era, per cui io sono orgogliosa di far vedere il lavoro che è stato fatto perché è veramente eccezionale. E questo, come vedete, comunque è un'area molto circostanziata. Tutto il resto del paese funziona benissimo, noi abbiamo alberghi aperti, attività commerciali aperte, è ripresa anche la stagione culturale, per cui diciamo che Bardonecchia è nella sua normalità, a parte questa zona su cui stiamo lavorando e su cui speriamo di finire quanto prima. Venite a Bardonecchia che noi siamo pronti ad accogliervi, vi facciamo entrare da un'altra zona ma siamo pronti ad accogliervi.